il dato significativo che ha potuto verificare la Guardia di Finanza e con la guida della Procura della Repubblica, dell'apposito gruppo di lavoro che si occupa dei reati contro l'economia, è che questa attività dell'imprenditore che ha evaso imposte per circa 1.600.000 euro, con IVA soprattutto riscossa ma non versata, questa attività è un grave danno non solo per l'erario, non solo per gli enti creditori, ma per l'economia e per l'economia sana, cioè l'imprenditore.